Oggi andiamo un po' avanti, facciamo un paio d'ore di non solo teorie, esempi, eccetera, e poi facciamo un'altra ora di esercizi sempre su integrali di doppie e triple. Allora, oggi vogliamo vedere gli integrali dipendenti da uno o più parametri. Cioè abbiamo una situazione del genere. Abbiamo una un blocco di due blocchi di variabili x sta in Rn e sta in Rm, quindi la coppia xt sta in Rn più n, e in realtà possiamo più in particolare suppone che x appartenga ad E e t appartenga ad A. E deve essere un insieme le becche misurabili di Rn, A deve essere un aperto di Rn. Quindi chiaramente possiamo avere anche questa situazione, ma più in particolare possiamo, più in generale, anzi, possiamo avere questa situazione qui, cioè x, il nome delle variabili, dei blocchi di variabili è stato fatto apposta. Diciamo, x saranno le variabili nelle quali dovremo fare un integrale e t saranno le variabili su quali dovremo controllare la continuità oppure fare delle derivate. Allora, se vi ricordate, già dall'anno scorso la condizione di stare in un aperto ci garantisce che ogni punto è un punto di accumulazione. Ok? Allora, adesso noi abbiamo una funzione, per esempio, f piccolo di xt. Allora, noi vorremmo fare questo integrale qua, integrale esteso a d di f piccolo x t in dx. E lo vogliamo chiamare f grande di x. Il problema è, per poter fare questo integrale, cosa ci vuole? Ci vuole che questa funzione deve essere f di x di punto t deve essere le beghe misurabile, sì, misurabile secondo una volta che abbiamo preso la misura delle beghe, e per ogni t appartenente ad A. Poi, nella T invece ci dobbiamo mettere le ipotesi che voi, scusate, questa è una F grande di T, la X è stata integrata, quindi non c'è più la dipendenza, vedete la X qui è saturata, abbiamo integrato sulla X, quindi quello che rimane dipende solo da T. Quindi sulla variabile t, quale ipotesi dobbiamo mettere? Dobbiamo mettere l'ipotesi che vorremmo trovarci nella f grande. Per esempio, f di x punto, questa variabile, questa funzione qua, è per esempio, continua, cominciamo con quest'ipotesi, continua per quasi ogni x appartenente a d. Qui, siccome dovremmo fare un'integrale, non ci serve quest'ipotesi dappertutto, ma ci serve, per esempio, a meno di un insieme di misura nulla. Noi non sappiamo qual è l'insieme di misura nulla, però nel momento in cui questa ipotesi è fatta a meno di un insieme di misura nulla in E, qui quando vado a integrare, posso integrare, perché se io prendo
una funzione la metto a 0, se non si misura nulla, per esempio, non cambia niente. Oh. Per esempio, quindi queste ipotesi sono di fatto necessarie, per esempio, se noi vogliamo che questa funzione f grande sia continua nel blocco di variabili t. Ok? Allora, come saranno anche sufficienti? Beh, non proprio, cioè qualche cosina ci manca. Sono sufficienti, per esempio, se aggiungiamo questa ipotesi qui. Questo sarà il primo lemma, almeno Giusti lo chiama lemma. Supponiamo, per esempio, che esiste una funzione g di x sommabile in E tale che f di x t è minore o uguale di g di x e per quasi ogni x appartenente ad E e per ogni t appartenente ad E. Okay? Quindi supponiamo che queste funzioni siano, vogliamo chiamarle così, equisommabili rispetto alla variabile t, sono tutte maggiorate da una stessa funzione. Insomma. Allora, in tal caso, in questa ipotesi, allora, mettiamoci qua sopra lemma, allora f di t, la funzione che a t grande, a t piccolo associa f grande di t piccolo, questo sta in A e questo sta in R, è continua. Quindi fate bene attenzione al setting delle ipotesi, perché è fatta apposta per trattare questo tema. Io ho la funzione f piccola, cioè due blocchi di variabili, un blocco di variabili x nel quale io devo integrare e un blocco di variabili t che mi rimane dopo l'integrazione. Allora, a questo punto, questa funzione cosa voglio che sia? Per esempio, voglio che sia continua? Allora, ci devo mettere che questa è misurabile, se no l'integrale non se ne parla proprio. Poi ci devo mettere che nell'altro blocco deve essere continuo, se no non posso sperare che sia continua dopo l'integrale, se ne la continua manco prima dell'integrale. E qual è l'ipotesi poi chiave che mi fa funzionare il tutto? L'ipotesi chiave è che le mie funzioni siano equisommabili. Ok? Se queste funzioni sono equisommabili in diciamo rispetto alla variabile t, cioè per ogni t queste sono maggiorate da una stessa funzione sommabile, allora certamente la cosa funziona. E adesso lo dimostriamo. Allora, dimostrazione. Allora, basta controllarlo su successioni. Quindi ho una successione t con n o t con h. Questa successione è contenuta in A e che è contenuto in Rm, ricordo, e t con h converge a, lasciatemelo chiamare T0, so che non è bello, però ricordatevi che noi già dall'anno scorso l'indice H li prendiamo in N e per noi N parte da 1. Okay. Insieme a numeri naturali parte da 1, quindi T con 0 in T con H non ci sta, quindi preferisco chiamarlo così che T segnato. Questi sono tutti vettori però di Rm, eh?
diciamo, se non ci volessimo confondere, se pensate che queste siano delle coordinate, no, non sono coordinate. Se pensate che siano delle coordinate, allora metto gli indici in alto, però non lo ritengo necessario. Ormai dovreste aver capito quando le cose sono definite, sono sulla lavagna. Allora io cosa faccio? Vado a considerare una successione, la chiamo Φ con H di P uguale F, scusate, Φ con H. Questa è una successione. Noi sappiamo che Φ con H di X in valore assoluto è uguale a F di X T con H, che è minore o uguale di G di X. Quello era vero per ogni T, quindi se ci metto T con H rimane vero. Ok? Ora, cosa posso dire se faccio tendere H a infinito? Questa tende da qualche parte. Io so che questa è una funzione continua, quindi io so che X T con H tende a T con 0. Allora, per quasi ogni X, io so che questa è una funzione continua nella x, nella t. Quindi f di x di con h tende a f di t, x di con 0. Ok? Che chiamerò φ. Quindi questa successione di funzioni tende a questa. Passando al limite da qui, trovo che anche φ di x è più piccola. Sempre per quasi ogni x appartenente a x. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che siamo esattamente nelle ipotesi del teorema di Lebesgue sulla convergenza dominante. Cioè, se io adesso vado a fare l'integrale esteso a d di Φ con h di x in dx, questo da una parte è uguale all'integrale esteso a d di f di x di con h in dx, ma questo è quello che io ho chiamato f grande di t con h. Ma io so che quando h tende a infinito, questo tende a l'integrale esteso a d di φ di x in dx. Ma questo chi è? È f, cioè l'integrale esteso a d di f di x t con 0 di x, e questo è uguale a f grande di t con 0. Quindi io che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che se t con h posso applicare questo risultato è chiaramente dovuto al teorema di Lebesgue sulla convergenza dominante, quindi questa ipotesi è essenziale. Cosa ha dimostrato? Che se t con h è un mezzo t con 0, f grande di t con h converge a f grande di t con 0. Qui stiamo nella usuale topologia di Arrhenius, dei Pulitelli. Quindi ho dimostrato che la f grande è continua. Oddio, per meglio dire, ho dimostrato che è continua per successione. Ma se vi ricordate il teorema Ponte dell'anno scorso, noi l'abbiamo dimostrato in una dimensione, ma è la stessa cosa, lo stesso tipo di dimostrazione, uguale, vale in dimensione n. Questo ci dice che se t tende a t con 0, f di t tende a f di t con 0, che vuol dire che f è continua appunto a t con 0.
chi con 0 peraltro era un punto arbitrario, scusate, qui era meglio dire che era un punto di A, che era contenuto RM, siamo sempre nel nostro dominio, perché ovviamente se esco fuori, se il limite sta fuori del dominio, come faccio a... Questa qua non si può calcolare. E quindi ottengo il risultato. Sì, quindi per far funzionare che questa sia una funzione continua, che ci vuole? Ci vuole almeno condizioni sufficienti, eh? Questa deve essere continua in t. Non ci si può sbagliare a dire ipotesi, perché continua in t la x è una variabile di integrazione, quindi per quasi la t. Misurabile in x per ogni t. E infine sommabile, cioè devono essere qui sommabili, cioè deve essere una funzione, dobbiamo poter applicare. Noi quello è lo strumento più sofisticato che abbiamo, quindi se non applichiamo quello non sappiamo come dimostrare. Ci vuole che queste funzioni siano equisommabili rispetto a t, tutte quante maggiorate da una funzione, la stessa funzione sommabile. A questo punto il lemma è banale. Okay? Andiamo a vedere adesso il principale teorema di oggi, che è cosa succede, cioè se io voglio cosa potrei volere in più della continuità? Derivabilità, derivabilizzata. Ok? O meglio ancora C1. Così C1 sono sicuro che ha le derivate parziali, sono sicuro che sono continue e sono sicuro che è differenziabile. Questo è il mio, diciamo, obiettivo per lavorare molto spesso con una funzione del genere. Allora, cosa vorrò? Però prima di fare questo, quindi prima di scrivere il teorema, andiamo a vedere un esempio. Allora. Andiamo a vedere un esempio. Un esempio è questo qui. Allora io prendo f di x t uguale a 0 se t è uguale a 0. È uguale a se t è uguale a 0, ma ci sta anche un altro, allora cominciamo col caso di sopra, è uguale a valore assoluto di t meno valore assoluto di x, se mi ricordo bene, fratto t quadro, questo se il valore assoluto di x è minore o uguale del valore assoluto di t e diverso da 0, oppure 0 altrimenti. Se ricordo bene l'esempio è questo, restando lo sviluppiamo e controlliamo. Quindi se t è diverso da 0 questa divisione la posso fare. Qua siamo in due variabili, x e t stanno in R2. Questa funzione come è fatta? Allora noi possiamo disegnare il dominio. Qua c'è la x e qua c'è la t. Allora dov'è che il valore assoluto di x è uguale al valore assoluto di t? Sulle due rette x uguale t, t uguale x e t uguale meno x.
provincia. Ok. Si capisce. Dov'è, allora, dov'è che la funzione vale 0? La funzione vale 0 qua, tutta questa zona qua. Comprese le due rette. Su queste due rette, in realtà, il valore di t è uguale al valore di x, quindi è 0 perché 0 è il numeratore. Solo nell'origine è 0 perché, però, diciamo, è 0 su tutta la zona compresa queste due rette. Ora, com'è fatta questa funzione nella t? Nella t è continua per quasi ogni x, perché per x uguale a 0 non è proprio definita. Per allora diciamo questa qua. Sì, nella, allora questa qua in verità è questa qua non è continua dappertutto, perché noi abbiamo detto che se t uguale a, sì, no, è continua dappertutto. Okay. Qua vale 0, ma qua. Quindi qua è finita, no? Se io prendete per esempio un segmento qua. Allora, questa funzione quanto vale? Qua vale 0, qua vale valore assoluto di t e qua vale di nuovo 0. È una funzione fatta, diciamo, su quel segmento lì è fatta così. Chiaramente se aumenta, diciamo, se andate su un segmento più alto, la funzione è fatta così. Andate su quest'altro segmento qua. Il valore della funzione è fatto così. Ok? Quindi è continuo in t. Per ogni x, pure per x quadrato. E se la vado a vedere invece come funzione della x, questa qui è sicuramente misurabile. Però non è, non sono equo-integrabili, non sono equo-sommabili. Per quale motivo? Se la vado a vedere su questo segmento verticale qua, qua è la t che è costante, qua è la, scusate, la x che è costante. Quindi qua cosa mi viene? Mi viene questa funzione qua, diciamo, per x costante f di x di t è uguale a 0 se il valore assoluto di x è minore o uguale al valore assoluto di t, cioè tra per x per t compreso tra meno x e x. Poi è uguale a quel valore lì per valore assoluto di t più grande del valore assoluto di x. Pensate a x, una cosa, per esempio 3. Allora avete questa funzione che vale 0 tra meno x, tra meno 3 e 3, e poi fuori di meno 3 e 3 vale valore assoluto di t, è una funzione valida e quindi vale valore assoluto di, vale, prendiamo t positivo, vale t meno 3 fratto t quadro. Allora qui abbiamo due problemi, che questa funzione qua innanzitutto va come 1 su t, però questo diciamo, io voglio maggiorarla con una stessa funzione della x, ok?
E questo non lo posso fare, perché il problema è che questo, quando x tende a 0, si comporta come 1 su t, più oppure vicino a 0. Qua il dominio si avvicina all'origine e là la funzione si comporta, diciamo, se togliessi questo, questo si comporta come 1 su t. Provate a maggiorare, vedete che non funziona. Comunque questo fatto che non funziona non lo provo in maniera esplicita. Per quale motivo? Perché adesso facciamo vedere che non funziona il teorema su questa funzione qui. Allora, se funzionasse, diciamo, se questa fosse equisommabile in t, abbiamo appena dimostrato il teorema, quando andiamo a integrare rispetto a x, che si può fare, allora dovremmo ottenere una funzione continua su tutto r. E non è così. Ok? Per quale motivo? Quando andiamo a integrare, diciamo, tra meno infinito e più infinito di f di x t in dx, questo a quanto è uguale? Allora, dobbiamo semplicemente calcolare l'area di questo qui. Allora, questo qui ha, in dipendenza da t, ha base che è lunga 2 valore assoluto di t, ha altezza che è uguale al valore assoluto di t, quindi questo qua, allora, attenzione, questo però, me l'ho dimenticato, diviso t quadro, questo è il valore del numeratore della funzione, ok? Quindi, però t quadro è una costante rispetto a x, quindi questo qua è 1 su t quadro per quest'area qua, ma quest'area qua è 2 valore assoluto di t per valore assoluto di t, che fa 2t quadro diviso 2 t quadro, e quindi viene 1. Questo però vale se t è diverso da 0, e invece viene 0 su t quadro. Quindi quando io vado a integrare qui, la funzione è stata normalizzata in maniera tale che questa integrale faccio 1. Ma quando lo vado a integrare su questa retta qui, la funzione vale 0. Ok? Cioè, diciamo, è chiaro che se io non dividevo per t quadro, questo qui mi faceva t quadro e tendeva a 0. Ma nel momento in cui io divido per t quadro, questo fa sempre 1, quando, diciamo, quindi è questo qui, infatti è questo che non rendeva equisommabile. Va bene, quindi abbiamo dimostrato questo teorema, abbiamo anche sviluppato questo esempio per far vedere che se le ipotesi non sono soddisfatte, la terza ipotesi in particolare, questa soddisfa tutte e due le prime due ipotesi, la tesi del teorema può non essere soddisfatta, andiamo a vedere il teorema per quanto riguarda la derivabilità. Il teorema è questo. Allora, abbiamo sempre f di x t, abbiamo sempre x t trasposto appartiene a r n di n, in particolare x sta in E, che è un insieme n misurato in f n, e t sta in A,
che è una perdita. Qua ci mettiamo i trasposti sempre, perché i vettori in realtà, se vi ricordate, dobbiamo sempre metterli verticali. Se da qualche parte non ce l'ho messa, però come se ce l'avessi messa. Ok, ci abbiamo questa funzione, questa qua pattina R. Poi sappiamo che F di punto T è L misurabile per ogni T appartenente. Poi sappiamo che esiste DF in D di congeni di X punto ed è continua. Per quasi ogni x appartenente a D. Allora, per quasi ogni x appartenente a D significa, togliamo un insieme di misura nulla, fuori quell'insieme di misura nulla, e ovviamente questo per ogni j che va da 1 a n gradi. Cioè facciamo le derivate rispetto a t con j. Se possono fare. E sono continue. Ed è continua in A. Ho bisogno di dire che anche la f è continua. No, non ho bisogno di dire che anche la f è continua. Per quale motivo? Per il teorema di differenziale totale. Se queste sono fisso la x per cui questa è vera, cioè tranne quell'insieme di misura 1. Queste sono tutte le derivate esistono e sono continue. Quindi la funzione è differenziabile. Ok? E quindi è continua. Poi supponiamo che esistano allora qua lo posso scrivere o con la stessa funzione o con funzioni diverse, quindi esiste g di x sommabile tale che df in D di congeli di x punto è minore o uguale di g di x per quasi ogni x appartenente a D e per, diciamo, questo è sommabile in E, cioè integrale su E di g di x in dx è finito e per ogni j compreso tra 1 ed m. Qua se volete ci potete mettere gj, ma cambia poco, non cambia niente. Per quale motivo? Le funzioni sono n, se sono tutte qui sommabili una alla volta basta prendere il massimo tra j con 1, questo è un numero finito, il massimo di un numero finito di funzioni sommabili e sommabili. Se fossero infinite sarebbe diverso. Ma essendo un numero finito basterebbe la funzione massimo tra tutte quante e quindi queste qua devono essere tutte quante equisommabili. Allora cosa posso dire? Io adesso vado a fare f x t come al
voglio dimostrare che f, scusate, f di t come al solito, ovviamente la x ci ho integrato su, quindi mi rimane f di t. Voglio dimostrare allora f è c1 su a. Non solo, la derivata di f grande rispetto a t con g calcolata in t, come si fa? Si fa facendo l'integrale esteso ad e della derivata di f piccolo rispetto a t con g calcolato in x e t e integrato in x. Ecco, questo è esattamente un teorema di relazione sotto il segno integrale, perché questa è la derivata rispetto a t con g di questo integrale, che è uguale all'integrale della derivata che è stata portata sotto. Ok? Quindi questa è la situazione, questo è il teorema importante. Ok? Va bene, andiamo a fare questo teorema. Allora, diciamo, la dimostrazione la facciamo col farla nel caso in cui t sia un'unica coordinata. Facciamo il caso m uguale a 1. Caso m uguale a 1. Ah, perché? Non perché sia più difficile nel caso m maggiore di 1, ma perché non mi voglio confondere tra successione e l'indice delle coordinate. Se t è un blocco di coordinate, c'ha, siccome qua dobbiamo fare diciamo la derivata rispetto a una delle coordinate di t, allora a quel punto ci sono due indici e la cosa ci distrae. Invece se diciamo nel caso m uguale a 1, la derivata è 1. Quindi chi è f df, chi è f primo di t? F grande primo di t. Questo deve essere diciamo in un punto t con 0. Questo è il limite per h che tende all'infinito di f di t con h meno f grande di t con 0 fratto t con h meno t con 0. Abbiamo una successione t con h che tende al punto t con 0, questo sono, diciamo, siamo in R, sono numeri reali. Vabbè, la derivata è lì nel rapporto incrementale, lo scrivo per successioni perché se lo dimostro per ogni successione t con h che tende a t con 0, per il teorema Ponte è la stessa cosa. Quindi questo chi è? È il limite su h di 1 su t con h meno t con 0 per l'integrale esteso ad e di f di x t con h meno f di x t con 0. Allora, per prima cosa questo rapporto lo porto dentro. Allora, t con h meno t con 0. Questa funzione qui la chiamo f con h x. H t con h e t con 0 sono due numeri fissati, quindi questa è una funzione che dipende solo da x. Fissato h. Ora, cosa posso dire
questa funzione. Io so che per quasi ogni x appartenente ad n, f di x t con h meno f di x t con 0 fratto t con h meno t con 0 è uguale. Allora io so che questa funzione qua è derivabile rispetto alla t. E derivabile con derivata con t. E la derivata con t mi serve più tardi, non qua. Cosa posso dire? Che questo è uguale per il teorema di Lagrange, se questo è derivabile, è uguale a f di f in dt calcolato in x xi con h, dove xi con h è un punto tale che xi con h meno t con 0 è minore di t con h meno t con 0, cioè un punto compreso tra t con 0 e t con h o tra t con h e t con 0. Questa è l'analisi. Ok? Ma non solo, quando vado a fare il valore assoluto, questo è uguale a questo, che è minore o uguale di g di x. Che a me non mi importa qua se xi con h dipende, diciamo, si muove con continuità o no, mi importa soltanto che queste sono tutte quante minori di g di x. Ok? Quindi io posso effettivamente, quando t con h tende a t con 0, cioè questa differenza tende a 0, anche questa tende a 0, quindi questo implica che xi con h tende a t con 0, e adesso mi serve la continuità delle, quindi questo qua è per h che tende a infinito, quella successione di funzioni a chi tende? Tende a f in dt calcolato in x t con 0 dx, x t con 0, scusate. Poi però quando ci vado a fare l'integrale sopra, io so che f con h tende a questo, le f con h sono tutte maggiorate da g, applico il teorema della convergenza dominata di Lebesgue e quindi l'integrale di questo tende all'integrale di questo. È finito. Quindi ho ottenuto che cosa? Che questo f grande primo di t con 0 si fa così. Ok? Quindi io so, innanzitutto ho provato la formula per la f grande primo. Poi io voglio sapere che f grande primo è diciamo c1. A questo punto devo applicare il lemma. Per quale motivo? Questa qua è una funzione diciamo, quando adesso faccio variare t, so che è una funzione continua, quindi la derivata prima di f grande è una funzione continua, e se la derivata prima di f grande è continua, è fc. Questo è caso unidimensionale. Nel caso pluridimensionale, di fatto, non cambia praticamente niente. Per quale motivo? Quello che cambia, non me lo ricordo se l'abbiamo fatto vedere in diciamo sì, non cambia praticamente niente, perché quando tu fai la derivata è esattamente uguale a analisi 1, non abbiamo bisogno di risultati di analisi 2, perché? Perché quando facciamo questo limite qui dovete immaginare che stiamo incrementando soltanto la coordinata j, e incrementare solo la coordinata j puoi riapplicare il teorema di Lagrange.
sì, di Lagrange, unidimensionale, ok? Perché praticamente tutte le altre coordinate sono fisse, e quindi qua otterrai la derivata rispetto alla componente JS. Ecco, non scrivo gli indici perché sennò devo riscrivere tutto, però è chiaro che si fa in, diciamo, coordinata per coordinata. Una volta dimostrato che la formula è questa, tu che cosa sai? Adesso sai che queste funzioni sono continue e sono equisommabili, coordinata per coordinata, e quindi sai che queste funzioni sono continue, coordinata per coordinata, che vuol dire che la funzione f è grande, cioè tutte le derivate continue, quindi chiaro? Quindi in realtà questo teorema è poco più difficile del lemma, insomma è una diretta applicazione. Una volta fatto il lemma, il teorema segue. Ora però vediamo un po', diciamo, delle applicazioni. Vediamo innanzitutto che ora è. Va bene, vediamo prima un paio di esempi, li prendo dal libro. Facciamo magari un piccolo esercizio. E poi facciamo una piccola fase, poi andiamo a vedere poi uno dei casi che ci interesserà maggiormente. Allora, per esempio, trovare, facciamo l'esercizio 9.1, trovare f' di t se f di t è uguale all'integrale tra 0 e 1 del logaritmo di x quadro più y quadro dx, oppure questo è un caso, poi c'è, oppure c'è f grande di x, f grande di t, scusate, uguale all'integrale tra 0 e pi greco di seno di x su x e alla t di x. Allora, dobbiamo fare la derivata della f grande in queste due situazioni. Nella x ci abbiamo integrato tra 0 e 1. Allora, la nostra idea è quella di fare la derivata sotto il segno integrale. Allora, cominciamo a fare la derivata sotto il segno integrale. Quindi la nostra f di x t è uguale al logaritmo di x quadro più t quadro. La derivata di f rispetto a t è uguale a 1 fratto x quadro più t quadro per 2t, ok? Ora questa è la derivata rispetto a t. Ora è chiaro che questa è una funzione, questa qua dove è definita? La x sta in 0, 1. Allora, questa qua è definita per x, allora, diciamo, xy, xt, appartenente a 0, 1, cartesiano R, meno il punto 0, 0, meno l'origine. Quindi, come dominio, se questa è x, questa è t, stiamo su questa striscia, tranne questo punto. Ok? Ah,
funzione qui è allora se x è uguale a 0, questa funzione è 2 su t. Ok? Allora, io devo controllare le ipotesi. Questa funzione qui è misurabile in x per ogni t. Sì, è continua. L'unica è se sì, sì. Anche se, se t è uguale a 0, sta funzione vale 0. Sempre. Solo in 0, 0 sta funzione non è definita, però non fa niente. Deve essere misurata. Poi questa deve essere continua in t per quasi ogni x, e va bene perché basta che x sia diverso da 0, questa è continua. Ora poi questa funzione qui, vediamo un po', deve essere equi. Allora andiamo a fare l'integrale tra 0 e 1 di 2t fratto x quadro più t quadro in dx. Questo in altro lo possiamo fare. Allora questo chi è? Allora questo qua devo fare, faccio la sostituzione x uguale ty, quindi dx uguale t dx, no? Quindi mi diventa, quando la x varia x uguale t, quindi mi diventa quando la x vale 1, la y vale 1 su t, quindi diventa l'integrale tra 0 e 1 su t di t quadro y quadro più t quadro, e poi qua mi viene 2 t quadro dy. Quindi cosa mi viene? Continuo qua, mi viene il t quadro, si mette in evidenza e si semplifica, qua mi viene 2 arco tangente di y valutato tra 1 su t e 0, quindi viene 2 arco tangente di 1 su t. Ok? Sì, si vede. Ok. Quello che però noi vogliamo è che tutto ciò sia che la f grande sia c1. Ora sicuramente se noi siamo in allora, noi vogliamo maggiorare 2t fratto x quadro più t quadro con la stessa funzione che, diciamo, non dipenda t. Tuttavia, l'integrale
l'integrale io qua lo devo fare vediamo un po', questa funzione qua, 2t fratto t quadro più x quadro, ok? Come funzione della t, prendiamo come questa f di x t, come funzione della t, dove ce l'ha il massimo? Allora, se io faccio questa, chiamiamola non f perché era la derivata, chiamiamola phi di x t, se io la derivo rispetto a t, questa mi fa uguale più x quadro al quadrato, poi qua mi viene 2 per t quadro più x quadro meno 4 t quadro, quindi mi viene 2 per x quadro meno t quadro fratto uguale a 0, quindi mi viene il massimo, mi viene per x uguale più o meno t, per t uguale più o meno x. Quando t è uguale a x, il massimo e il minimo vengono il massimo per t uguale a x e il minimo per t uguale a meno x. Quindi se t è uguale a x, sopra mi viene 2x fratto 2x quadro, quindi viene 1 su x. Ok? Quindi se io faccio questo... questa maggiorazione qua, uno potrebbe dire questa funzione qua non è sommabile. 0, 1, la funzione di grado 1 su x fa infinito. Però, supponiamo che allora. Vediamo un po', questa però è vabbè, ci fermiamo qua, questa cosa la diciamo.